cane a 6 zampe, un po' mi verrebbe un po' voglia di comprarmelo, nel senso che comunque ha fatto una bella discesa, bella tosta, pagando anche comunque il fatto che secondo me pagava un po' la struttura tecnica, nel senso il fallimento del ritorno sui massimi di gennaio l'ha un po' penalizzato, ha creato questa situazione di failure swing. Diciamo che fra 13, dove quota adesso, e 12 c'è una zona di volumi pazzesca, c'è lavoratissima, e quindi mi aspetterei di vederlo comunque reagire nei prossimi giorni di qualcosina. È chiaro che se si volesse fare un'entrata davvero con un grosso vantaggio, con una grossa probabilità di guadagno, andrebbe comprato a 12. Perché lì veramente c'è una base supportiva, cioè noi abbiamo un'area lavoratissima, come dicevo prima, tra 13 e 12. È chiaro che se me lo vado a comprare a 13, vado a lavorare nella parte alta, le probabilità di successo sono un po' più basse. Se vado a lavorare a 12, ho un po' di pazienza di aspettare. Sì, effettivamente arriva lì è un calcio di rigore col portiere Zo. Quindi se uno non è scarso, è gol.